Salve, bentornati in una nuova puntata del Tè Artistico. Oggi siamo in compagnia di Marco Piccinetti, mio grandissimo amico, e in questo caso fungerà da storico dell'arte, no, è anche storico, della città di Fano. Ciao Buongiorno a Marco. tutti. Un'altra città della Piantapoli bizantina. Sì, ma esisteva molto prima, un po' come Senigallia, antica quanto Senigallia, con una storia molto, beh, cioè, alle spalle, bellissima, però purtroppo noi la dobbiamo un po' Stringere. stringere perché sennò non ci basta un quarto d'ora. Allora, Fano era già fondata, quindi già esisteva un agglomerato, però effettivamente è stata fondata nel 49 a.C. da Giulio Cesare, che si trovava qui, passava, diceva va bene, ci fermiamo in quella, guarda quelle casine graziosine, ci piacciono, fermiamoci lì. Dopo quella data, effettivamente acquisì anche la nomina colonia romana quando, dopo di lui, chi arrivò? Cesare Ottaviano Augusto. Che fu il primo vero imperatore di Roma, perché Giulio Cesare Roma era ancora una repubblica. Esatto, quindi hanno ammazzato Giulio Cesare perché non volevano l'imperatore e si sono beccati il nipote. Che E divenne imperatore per davvero. vabbè, esatto. Però Ottaviano Augusto abbellì la città di Fano, quindi creò templi, creò archi, creò saune. Che ha creato praticamente questa porta maestosa, che ne troviamo un'altra riproduzione molto più imponente e anche messa meglio a Rimini, che è la fine della Flaminia attuale. A Fano c'è l'Arco di Augusto. Forse piccolino rispetto a quello di Rimini, ma sempre graziosissimo, anche perché aveva tre porte d'accesso, al momento una è agibile, quella principale che porta quindi al centro della città. E le due porte piccoline che sono ancora attualmente visibili, però ingabbiate per sicurezza. Chiamo Di tutto ciò. il famoso Vitruvio per E chi era? costruire. Vitruvio era un famoso architetto che tuttora, diciamo, gli architetti si basano ancora sulle misure sui suoi scritti che sono scritte sul libro di architettura che ha fatto lui. Figuriamoci, quindi ripetiamo, non abbiamo inventato l'acqua calda, già c'era. Via Fano comunque c'è un famoso tempio che è scritto in parecchi volumi che si dice che Vitruvio lo abbia costruito proprio qui a Fano e non in altre parti del dominio romano. Quindi è qui, ma ancora c'è qualcosa? Si pensi sia stato trovato una piccola parte del tempio, ma ancora non è confermato. C'è soltanto un piccolo spicchio di colonna, perché aveva delle misure queste colonne, che erano molto imponenti, e dentro questo scavo ce n'è un piccolo spicchio, e secondo le misure sono quelle, possono essere, Ah, ma non si sa ancora. perché Fano, come tutte le città, ha subito distruzioni, quindi guerre, ha subito terremoti e di conseguenza i suoi edifici sono andati sperduti e rimangono tracce. Però l'Arco di Augusto è ancora qui. Una cosa curiosa sull'Arco di Augusto, che ancora è qui, il marmo originario è ancora presente, con la bella iscrizione quindi romana. Ma esattamente cosa gli è successo, povero piccolo arco fanese che ne ha subite di cotte e di crude da quanto è stato praticamente fondato? Oggi ci è pervenuto, però è un po' diverso da come era originariamente, sia perché il tempo lo ha corroso, sia perché ha subito anche la grande guerra, due grandi guerre, mica una, e sia perché un nostro amico di vecchia data, Ha voluto giocarci a biliardo, no? tipo, se beccava la colonna, 100 punti. Esatto. Quindi, chi Sapete era? chi Urbino! era? Famoso duca di Urbino, che si chiamava, ditemi voi. Era Fede! Da Montefeltro! Federichino! Si è divertito praticamente, quanto ha cercato di conquistarsi Fano, con i suoi cannoni, le bombarde, sparava, sparava, ma ecco, si divertiva a buttare giù tutto il colonnato dell'Arco d'Augusto. Essenzialmente perché le bombarde non erano molto calibrate, no? No. 1460, che cosa pretendi? Il colonnato, il loggiato era molto più alto e quindi con queste pale di cannone, invece di passare il colonnato, di passargli sopra, lo prendevano in pieno.
Non ce l'hanno centrato, secondo me non si sono spostate dalla traiettoria, chissà perché, è alloggiato e è andato a farsi benedire. Sì, però noi come facciamo a sapere com'era alloggiato? Grazie a un bassorilievo che troviamo sulla chiesa, che è di fianco a questa porta, che ci dimostra proprio. Come fosse stato l'Arco di Augusto in origine, dove prima c'era una torre. Esatto, una torre che è attuale come quella che c'era alla nostra Sinistra. sinistra. E quindi si può vedere com'era originariamente. Chi passa a Fano venga qui che lo vede, è stupenda. E altra cosa, ma perché Federico se l'era presa con Fano, Sara? Perché c'era il suo miglior nemico, Oh, perché amico! certo, amiconi, andavano per campi insieme. Era Ciao, fammi sboccia! il nostro caro Sigismondo Pandolfo Malatesta. Marco, dove è sepolto Sigismondo? Allora, si pensi che sia sepolto praticamente nella famosa chiesa di San Francesco, all'ingresso della famosa chiesa di San Francesco, che attualmente è senza il suo tetto perché è crollato durante un terremoto e adesso delle manifestazioni in comune che è molto suggestiva all'occhio. Sinceramente, piani per ristrutturarlo dal crollo del tetto ci sono stati. Il terremoto è stato quello che ha buttato giù anche la rocca, Sara, di Probabilmente Senigallia? sì, se non sbaglio quello del 1930, perché so che era stato molto forte, e Senigallia e Fano non sono così distanti, quindi probabilmente come ha buttato giù degli edifici storici a Senigallia, sicuramente ha buttato giù qualcosina anche qui a Ecco. Fano. Quindi ha creato una cattedrale a cielo aperto, è uno spettacolo ragazzi, se passate a Senigallia e a Fano venite perché è stupenda. Non si può entrare chiusa dall'esterno, però qualcosa si intravede. Quindi avete come soffitto il cielo e come pavimento l'erba. L'erba. Cosa si può devolere da più? E il nostro amico è stato sepolto lì insieme alla moglie e al medico. Non ho capito il medico cosa c'entri, probabilmente Era responsabile della morte di se gli veniva Sigismondo. un crampo dentro la tomba, non lo so. L'hanno punito. Allora, Con me anche nella tomba. tipo gli egizi. Allora, sì. Dimmi. Ah, c'è la cosa che a te ti piace più di tutte. Sì, Le una rocche. scoperta. Sì. La Sara e le rocche. Anche la rocca di Senigallia fu malatestiana, quindi diciamo che questa rocca di Fano, in qualche modo ci può raccontare anche un po' la storia della rocca di Senigallia. La struttura era A simile. Fano ce ne sono due di rocche, perché ci diceva Marco, una non gliene bastava. Esatto, c'è la rocca malatestiana e poi c'è la rocca che i cittadini di Fano chiamano Rocca, ma erano anche le vecchie carceri. Sì, quindi andavi in villeggiatura, così, diceva vado in villeggiatura, vado alla rocca, mi piglio un po' di sole. Ma alla fine non era strano, se ci pensiamo un po', perché anche la rocca di Senigallia fu un carcere, ma anche la rocca di Pesaro, la rocca Sì. Costanza di Pesaro, per esempio, anche quella è stata un carcere fino a pochi decenni fa. Ecco, il nostro piccolissimo complessato che l'hanno fatto passare per complessato, praticamente quello che si poteva inciulare da Fano se l'è inciulato. Parliamo di E Napoleone, ovviamente. esatto, io piccolo complessato. Non era piccolo, l'avevano detto per diffamarlo. Che infatti piccolo complessato che poi non era complessato, ma l'hanno complessato. Ho fatto uno scioglilingua praticamente. Esatto. Si è portato via le opere artistiche che erano presenti a Fano e quando c'è stato la restituzione, mettiamola così, si sono dimenticati. Se passate al Louvre, e oltre a Michelangelo e a Leonardo, vi troverete anche un certo Fiori, che sarebbe il Barocci. Che Federico Fiore, esatto. roba nostra. Rovinate. Grandissimo artista, lo amiamo, c'è poco da fare. Adoriamo! E va bene, qui abbiamo fatto una piccola excursus molto veloce all'interno di Fano. Quindi ora vi lasciamo, un bacione a tutti, grazie a Marco che oggi ci ha fatto compagnia. Grazie a voi. E ha capito di com'è difficile fare un video, perché sfotteva.
Non è facile come sembra. E comunque Specie all'esterno. venite a vedere il Museo Civico e la Pinacoteca. Esatto, sono Meritano, favolose. meritano assolutamente. Assolutamente, sono favolose, ci sono pittori marchigiani di cui neanch'io sapevo l'esistenza. Un bacione a tutti e al prossimo video. Ah, iscrivetevi e mettete like. Se volete. No, se volete mettete like. Siete obbligati. Arrivederci. Ciao. Ciao. Praticamente Porta Maestosa, quella di Rimini, è molto più grande di questa qui di Fano. Non vogliamo fare pubblicità a Rimini, mi dispiace, venite nelle Marche, quindi quella di Fano è più carina. Queste competizioni. Questa la tagliamo. Cosa curiosa sull'Arco di Augusto? Quali delle due porte laterali Delle due o... porte laterali, Ecco, sono sì, rimasta altre sconvolta. due porte che sono una a destra e una a sinistra dell'entrata principale e dove in pratica passavano i normali Proprietari. cittadini, Gli sfigati. chiamiamoli così, ma ecco, normali cittadini che Gli passavano. sfigati, cioè quelli che avevano le auto blu passavano porta principale, gli sfigati passavano su quelle laterali. Comunque, ritornando all'età romana, qui a Fano, ecco, passa la famosa Flaminia che da Roma porta a Rimini, porta, e dopo da Rimini parte la via Emilia, parte, e abbiamo 800 metri di mura ancora perfettamente conservati in età di età augustea. Niente, praticamente forse sono le mura meglio conservate di tutto quel periodo, raggiunte fino a noi, forse ma a parte quelle romane della città di Sì, Roma. esatto, in Italia sono poche le mura ancora ben conservate e anche un buon pezzo, diciamo che si conservano ancora attualmente. Quindi dove scavate qui trovate qualcosa. Adesso non mi mettete in testa di andare in giro a scavare a destra e manca perché. Penso che la soprintendenza avrebbe qualcosa da ridire. Esatto, non sarebbe molto contento, Adesso però. attualmente comunque che hanno fatto qui, hanno risistemato tutta la piazza adiacente all'Arco d'Augusto, hanno ritrovato delle cose, come si chiamano, delle cantine medievali che forse verranno messe in sicurezza e messe visibili anche al pubblico.